Ciao ragazzi, allora dunque, primo pareggio per la Juventus, prima non vittoria. Allora, intanto ringrazio tutti per la vicinanza e l'affetto e il canale riapre appunto oggi, come ho detto, come ho scritto sul post ieri sera. Ragazzi, chi causa del suo mal pianga se stesso. Questa secondo me è una partita che diventerà salutare col tempo. Una non vittoria che fa arrabbiare tantissimo. Perché la Juve si è fatta praticamente del male da sola. E questo dunque alla fine ci ha portato a farci del male da soli. Che con un atteggiamento così pessimo, Juve che fino a ha segnato l'1-0, stava dominando, ha preso un palo, ha avuto occasione destra e sinistra. Poi alla fine basta, basta, ha cominciato a giochicchiare, passaggi, passaggini, passaggetti. E alla fine poi su una cazzata enorme, ragazzi, non puoi prendere un gol del genere, dai. Una squadra che deve arrivare fino in fondo in Champions e ha la possibilità di arrivarci, non può prendere un gol del genere. Ecco, diciamoci anche la verità, Cancelo ha fatto un primo tempo mostre, nel secondo è sparito, quindi anche lui si dovrà anche gestire, non può buttarsi, spomparsi e poi non riuscire più a star dietro agli avversari. Sul gol la cazzata di Bonucci è evidente, ma anche Cancelo era fermo, quindi siamo 70-30 sull'errore. Dico, cazzarola, cioè, non puoi, non puoi, non puoi, non puoi. Brutto pareggio, bisogna prenderne atto. Ci stava prima o poi di pareggiare, eh? Ci stava, qua si parlava di vincerle tutte, record, invece bisogna sempre giocare le partite pochi cazzi. E ce la siamo cercata. Ce la siamo cercata noi ed è giusto questo pareggio, anche perché il Genoa era un po' che stava girando di quella zona lì. E Allegri continuava a dirlo, continuava a dirlo, continuava a dirlo, continuava a dirlo, finché non è stato preso il gol, non nessuno ha fatto niente e alla fine il gol l'abbiamo preso. Quando si è svegliati era tardi. Aggiungiamo poi che gli ingressi di Costa, Bernardeschi e Dybala sono stati scandalosi. Dybala ha cannato un gol davanti al portiere, ne ha combinate di più di. Cioè, quando mi venite a dire Dybala deve sempre giocare titolare, poi vedo ste cazzate qua, quando deve prendersi la squadra sulle spalle, non con lo Young Boys, con una squadra un pochino più elevata, lui deve fare la differenza, non la fa, non la fa, non la sta facendo. Douglas Costa è stato penoso, penoso, ha sbagliato di tutto, poi chiaramente il Genoa dopo l'1-1 si è chiuso in 27 dietro. E ripeto, ci stava. Ronaldo ha fatto un bel primo tempo, secondo tempo non si è visto. Ti dava la sensazione che potesse fare sempre qualcosa, ma alla fine il supporto è mancato. Bentancur non mi è piaciuto neanche oggi. Adesso poi arriveranno i saccenti maestri di Benevento di sto cazzo che diranno che Bentancur ha giocato una partita ottima. Mandzukic male. Mandzukic male lo dico anch'io, ma non è che tu non hai vinto oggi per Mandzukic. Oggi tu non hai vinto perché l'atteggiamento di tutti gli 11 è stato penoso dopo il gol fatto. Questa partita mi auguro servirà per le prossime. Non sono preoccupato, l'ho sempre detto, perché comunque è la prima partita che ti dava la sensazione che la Juventus sul gol non lo trovasse. Che è la prima volta che ho questa sensazione quest'anno guardando la Juve e ce l'ho. Do l'attenuante che hanno fatto un carico di lavoro elevatissimo, hanno fatto 5 ore di allenamento ieri appunto per caricarsi, per avere le gambe per le prossime partite. Detto questo, però, io dalla Juve mi aspetto che col Genoa, visto che la partita è in pugno, la chiudo. Non la chiudi, sono questi i risultati. La colpa di oggi è di tutta la Juve, non di Mandzukic, uno o quell'altro. Di tutta la Juve, giocatori che alla fine, quando hanno avuto le occasioni, non hanno segnato. Quindi il risultato è di 1-1, ce lo prendiamo in saccoccia e portiamo a casa. 1-1 cambia nulla, perché stasera il Napoli vincerà e andrà a meno 4, però 4 punti, 6 punti, adesso cambia veramente relativamente poco. Però ecco, magari ci può stare la sveglia che non è che puoi aspettare sempre l'ultimo per spingere, ma che le partite vanno chiuse prima, perché oggi l'occasione di chiuderla ce l'hai avuta e non l'hai sfruttata. Questo non deve più accadere. Chiudo quel video, ragazzi, e fino alla fine, forza Juventus.